Sindaco, eccoci per l'appuntamento settimanale video. Tra poco ascolteremo anche le parole dell'assessore Anna Bruno che ci dirà in modo dettagliato che cosa è successo qui in Piazza Mercato, riqualificata con nuovo asfalto, con i bagni che sono stati completati dopo la prima parte manutentiva anche con l'aspetto esterno, soprattutto un lavoro che va ultimato con le strisce a breve. E grande soddisfazione, io vedo tanti sorrisi stamattina qui al mercato, soprattutto dei commercianti, ma anche delle persone che arrivano. Buongiorno a tutti e sì, oggi questo consueto appuntamento inizia con, come dire, una rinaugurazione di Piazza Mercato rimessa a nuovo. Era un lavoro che già pensavamo di fare da tempo e siamo riusciti a portarlo a termine in tempi anche brevissimi, in modo che non è stato necessario sospendere alcuno il mercato, ed è un lavoro che era ovviamente necessario perché aveva necessità Piazza Mercato di essere rimessa a nuovo, anche per poterla utilizzare non solo come mercato, anche come è successo soprattutto negli ultimi mesi, per fare grandi eventi. Come giustamente ha detto, seguirà questo i tempi tecnici che l'asfalto si assesta, anche la messa in posto delle strisce, in modo che i mercatari sapranno la loro zona di competenze, e spereremo anche di portare i mercatari che sono fuori sulla strada all'interno, in modo da liberare anche la strada. Sono stati rimessi a posto anche i bagni, anche esteticamente, sperando che ci consentino, che tutti insieme contribuiamo a conservarli così come sono. A proposito di lavori pubblici, sindaco, c'è stato un sopralluogo alla scuola di via Carmine Pagano, ormai ci siamo prossimi al completamento, altre scuole ovviamente sono oggetto di interventi, in particolare a Casali, insomma si continua sotto questo aspetto nella riqualificazione dell'intera città. Sì, penso che per la scuola Carmine Pagano non passerà ancora tanto tempo per poterla riaprire e farla usufruire di nuovo ai bambini della scuola dell'infanzia di via Carmine Pagano. E sì, inizia anche a Casali, sono già iniziati vari tipi di disagi, insomma verifiche, perché la situazione è leggermente più complessa, vabbè, ma si farà comunque. Sindaco, poi qui siamo nella zona food del mercato, a proposito di food e degli appuntamenti che noi diamo sempre ai cittadini. Fine settimana a Palazzo Marciani lei diventa chef per una notte o per due notti, poi bisogna vedere se si qualifica o meno per la finale. Sì, questa simpatica iniziativa che è stata organizzata dallo stesso gruppo che ha organizzato la festa della pizza, molto simpatica, mi hanno coinvolto come chef, ci sono vari gruppi di chef, vabbè, vi invito venerdì sera e sabato sera a passare due serate in allegria, anche con cibi e primi piatti. Qual è il suo piatto che preparerà? Pasta e patate Ah, bene, quindi con siamo poi vediamo. Chi napoletani al sopravviverà 100%. alla seconda Grazie giornata. sindaco, buon Grazie a lavoro. tutti, un Allora, abbraccio. passiamo la linea ad Anna Bruno, ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con l'assessore Bruno che intanto insieme all'architetto No, Di me lo Mattia dico, ve lo dico. continua a Se l'hanno fatto interloquire tutti. con No, ve lo dico. i mercatari, con i Dico, commercianti mai qui si dell'area fa, si mercato. mette una cosa. Assessore Bruno, è una giornata importante, un martedì importante perché il mercato viene restituito ovviamente alla cittadinanza, alla comunità, ai commercianti, con nuovo asfalto, con i bagni che sono stati manutenuti e ristrutturati, insomma un lavoro che si aspettava da tempo. Sì, dici bene, è un lavoro che si attendeva da tanti anni. Noi lo abbiamo realizzato, devo dire, anche in tempi record e per questa velocità faccio i complimenti sia all'impresa che si è occupata della realizzazione del lavoro, sia ai funzionari, in particolare l'architetto Davide Di Mattia e l'ingegnere Masullo del Comune di Rocca Piemonte che hanno seguito il tutto nei minimi dettagli. Il piazzale è stato completamente riqualificato con fresatura e posa del nuovo asfalto. I bagni hanno subito un intervento di restyling, soprattutto esterno, con ritindeggiatura e manutenzione, diciamo, straordinaria della parte interna. Adesso ci toccherà distribuire gli spazi con segnaletica orizzontale, quindi faremo le strisce, suddivideremo le postazioni dei concessionari del mercato, ma dobbiamo attendere almeno una quindicina di giorni perché l'asfalto si assesti. Questo intervento molto importante è diciamo, situato nell'ambito di una regolarizzazione anche amministrativa e contabile del mercato. Infatti
È già da un po' di tempo che con la supervisione dei vigili e dell'area urbanistica tutto avviene, diciamo, come deve avvenire. Questo rispondendo a critiche che in passato sono state rivolte rispetto alla gestione del mercato. Quello che voglio lasciare è, diciamo, a parte un augurio per gli operatori del mercato, ma anche una raccomandazione, perché questo intervento ha comportato un grande sacrificio da parte dell'ente, un sacrificio soprattutto economico. Noi siamo contenti chiaramente di averlo fatto, ma ci aspettiamo anche un rispetto della cosa pubblica e quindi molto spesso, quando si effettuano questi interventi, diciamo un'amministrazione come la nostra antepone il fatto alla pubblicità, ma è bene poi arrivare anche a ricordare che è stato fatto proprio per far sì che i cittadini e gli operatori, in questo caso del mercato, lo riconoscano e mantengano la cosa pubblica nel migliore dei modi, perché i beni pubblici sono beni nostri, di tutti noi. Buon lavoro, grazie Assessore. Grazie.